Un minuto con Padre Pio per raccontarvi da questi luoghi, dalla Via Crucis del Messina, Padre Pio da Pietrelcina, la sua storia. Infatti torniamo un po' indietro negli anni, andiamo al 1915, Padre Pio aveva 28 anni, anzi parliamo di Francesco Forgione, perché per lo Stato Padre Pio era Francesco Forgione. Perché per lo Stato? Perché anche Padre Pio, così come tanti altri religiosi, sacerdoti, in quell'anno non venne risparmiata loro la chiamata alle armi dal Regio Decreto del 22 maggio 1915, perché, come ben sappiamo, l'Italia entrò in guerra. Padre Pio lasciò Pietrelcina lunedì 6 dicembre del 1915 per dirigersi alla Volta di Napoli. Dopo essere stato in osservazione presso alcuni ospedali di Benevento e Caserta, Padre Pio giunse nel capoluogo della Campania per dirigersi presso l'ospedale militare della Trinità. Qui venne assegnato alla 10ª Compagnia di Sanità in Napoli, ossia la caserma di Sales. Solo 11 giorni più tardi, il 17 di dicembre del 1915, il soldato Francesco Forgione venne chiamato per fare una visita, gli venne riscontrata un'infiltrazione ai polmoni e di qui nelle sue lettere, anche nei giorni successivi, Padre Pio racconta e descrive la situazione che vive a Napoli, non essendo stato ancora preso in forza né presso l'ospedale militare della Trinità né tantomeno presso la caserma di Sales, non aveva ricevuto ancora la divisa militare, provvedeva così a sue spese sia al vitto che al pernottamento, quindi un alloggio vero e proprio che aveva a Napoli, e si rese conto, e lo scrive lui in una lettera, si rese conto che in Napoli più che mai non vi è denaro che basti.